Vediamo, ieri stava un po' meglio, vediamo oggi come sarà. Non si sa ancora nulla di preciso. Vediamo oggi, vediamo stasera, domani, perché comunque dovrebbe migliorare, ma non sappiamo ancora quanto e se sarà disponibile. Chiudere l'elenco dei... Bareca sta bene. Bravo. Ormai... neanche più la domanda. Ma vi conosco. Il valore di un giocatore lo fa mercato, perciò io penso che comunque tutte le cifre che ci sono tutte cifre esagerate, come può valere per Higuaín, Bellotti o chiunque altro, perché non penso che un giocatore può valere 90-100 milioni, ma non parlo di Bellotti soltanto, come detto, parlo anche di tutti gli altri, di Pogba, di non lo so, tutti quelli che... perché se è così... dovrebbero fare ogni partita 3-4 gol e risolvere le partite da soli, poi purtroppo non è sempre così. Queste sono cose, poi se c'è qualcuno che li paga, ben venga, ecco, questo sì. Penso che le cifre sono sempre un po' esagerate, che non è un valore reale di tutti questi che... di quale si parla di queste cifre enormi. Ma devo dire che mi dispiace, perché se avessi giocato 20 anni fa, adesso, con caratteristiche che ci avevo, magari valevo anche io 100 milioni. Ho sbagliato il periodo, vedi. Però comunque sono esagerate. Però i presidenti fanno bene, se c'è qualcuno che li paga, è giusto, metterei anche 200. L'importante è, se un giorno dovesse andare via, che si pagano questi soldi e poi si rifà una squadra. Ma spero che rimanga qua a Torino almeno quanto ci rimango io, poi dopo. Ma sicuramente Chievo è un'ottima squadra, una squadra che gioca bene, che ha una sua precisa organizzazione, che sta bene in campo. Una squadra che sa difendere e che sa ripartire. Squadra molto fisica. Una squadra che gioca in casa e fuori casa nello stessa maniera, perché visto i risultati, diciamo, fuori casa hanno fatto 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In casa hanno fatto 3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte. Hanno fatto 13 gol, subito 14 gol. Cioè, giocano alla stessa maniera e verranno qua per giocare la partita e per vincerla. Ma... come detto, noi vogliamo farli sentire effetto del nostro stadio Grande Torino, perché i ragazzi sicuramente hanno una marcia in più qua giocando a casa grazie ai nostri tifosi, perché il nostro stadio deve diventare il nostro fortino. C'è una partita molto molto difficile, però se Torino gioca da toro, sicuramente tecnicamente siamo più forti. Se li battiamo sulla grinta, il resto ci farà la qualità, perché qualità sicuramente abbiamo i giocatori con più qualità, ma non possiamo pensare che ce la portiamo a casa facilmente, perché è una squadra tosta, è una squadra che merita massima concentrazione. Ma non lo so come campo è piovuto, ma hanno messo i teloni, metteranno i teloni e tutto, perciò penso che il campo sarà buono. Però penso su un campo pesante che è più facile, che si trovano giocatori più leggeri che giocatori fisicamente forti, pesanti. Poi dopo non lo so, sicuramente a noi il campo deve essere in buone condizioni per le nostre qualità, perché noi dobbiamo attaccare e noi dobbiamo fare il nostro gioco. Sicuramente con un campo meno bello è vantaggiata squadra che magari gioca di meno o che difende di più, però il calcio è così, bisogna adattarsi e bisogna capire subito come stanno le cose, adattarsi all'avversario e giocare, visto anche campo come, cercando di sfruttare le nostre caratteristiche, ma non credo che è un problema il campo. Ma no, non ero contento, al di là del risultato e che non abbiamo subito gol, ma non ero contento perché comunque non abbiamo fatto quanto dovevamo, perché
non c'era giusta intensità, non c'era rabbia agonistica, c'era poco movimento senza palla, abbiamo creato poco, anche se abbiamo fatto un possesso palla di 75%, ma è un possesso palla sterile che non serve a nulla, a me non piace. Perciò, ma ragazzi comunque anche settimana scorsa si sono allenati bene, anche questa settimana si sono allenati bene. Cioè, io da quel punto di vista non ho problemi perché loro sono sempre sul pezzo e tutto. Poi sapevo che quella partita sarebbe stata difficile anche perché Crotone non giocava, perciò noi ci dovevamo adattare al loro modo di giocare perché giocavano poco dietro, prendevano palle e le buttavano in avanti, perciò non si poteva neanche far pressing, ma bisogna andare a giocare sulle seconde palle, quello che più o meno sarà anche domani, perché anche loro diciamo giocano poco dietro, buttano palle in avanti e sono molto bravi sulle seconde palle, perciò noi dobbiamo batterli sul loro campo, dobbiamo essere più forti di loro, essere più cattivi di loro sulle seconde palle, più seconde palle vinciamo più abbiamo possibilità di farli male. Cioè, ogni partita è una storia per sé, cioè, dobbiamo migliorare a rispetto di domenica scorsa, giocare con più intensità, più rabbia agonistica e quando si fa possesso palla bisogna creare di più. Io penso che i miei giocatori sono ragazzi intelligenti e anche loro da soli capiscono che sono gente fortunata perché prima di tutto fanno lavoro che gli piace. Che se si guardano un po' intorno c'è tanta gente che fa un lavoro che non gli piace, però devono andare a lavorare. Guadagnano i soldi, sono famosi, sono giovani, cioè fanno il lavoro più bello del mondo. Ma bisogna sfruttare quel poco, perché la nostra carriera purtroppo dura fino a 35-36 anni, se sei fortunato e se sei professionista, poi dopo diventa la vita normale, praticamente da altre persone che cominciano a vivere, a lavorare, tu praticamente hai già finito di giocare, cioè bisogna anche prepararsi per il futuro, cioè devono essere attenti a sfruttare quei 15-20 anni che hanno di gioco per dare il meglio e per dare il massimo. Cioè loro devono crescere come uomini, quando crescono come uomini poi dopo danno anche meglio come giocatori, perché hanno più responsabilità, hanno più testa e questo è importante anche nello sport. Ma penso che i giocatori di oggi sono molto più professionali di noi quando giocavamo, quello sicuro. L'unica cosa che non stanno troppo su questi videogiochi, comunicano poco, parlano poco e questo si vede anche in campo. Che noi prima giocavamo carte, perciò si parlava, se invece qua stanno 5 seduti insieme e si mandano messaggi con i telefonini, non parla nessuno, stanno sempre con telefonini. E questo è il mondo di oggi, nel bene e nel male. È uno dei nostri problemi anche quello che parliamo poco in campo, ma visto che comunque poi dopo nella vita privata si fa... Ormai si vive con questi telefoni, i social e tutto, è anche difficile. Però sono più professionali di noi, sì. Quello sì e quello comunque gli fa onore. Non lo so se hanno la stessa passione nostra, questo non lo so. Però sono più professionali, quello sì. Ma passione riguarda tutto sport, tutto calcio, non lo so. Io per lavoro, ma non solo per lavoro, io anche quando giocavo guardavo sempre le partite. Sapevo chi devo incontrare, chi devo fare, cosa devo fare, ma tanti altri, anche se dall'altra parte magari ero meno professionale perché si fumava, beveva, andavi, giocavi le carte, non so, facevi il casino. Però in campo e tutto andavamo e davamo massimo. E eravamo, come posso dire, più preparati, più attenti a queste cose qua. Io mi sono accorto anche durante la mia, che se io chiedo ai miei giocatori, qua non l'ho chiesto, però io dico prossime 3 partite quali sono, non sanno chi con chi giochiamo fra 2 settimane, fra 3 settimane. No, non no, sto no, parlando, sì. Dico in generale, ti ricordi una volta quando dove eravamo? A Sampo, a Firenze, quando ho chiesto, mi ditemi le prossime 3 partite con chi giochiamo? Non lo so. Una volta, che ne so, c'era una partita
una partita, giocava Udinese, non lo so, e giocavano, penso in Europa League o qualcosa, e ho chiesto: ragazzi, guardate la partita, perché domenica dobbiamo giocare contro di loro, no? Per me era normale, non c'era neanche bisogno di dirlo, perciò io lo guardavo perché mi piace, ma anche per il mio lavoro, ma lo avrei guardato anche se non dovevo incontrarlo. Gli ho detto a loro, giorno dopo sono arrivato in spogliatoio, a Firenze. Era a Firenze, sì. E ho chiesto: allora com'è andato? Avete visto tutti? Allora non so, uno ha chiesto: e di Natale come ha giocato? Ah, ha fatto abbastanza bene. No, ha giocato. Non ha giocato di Natale. È vero. È vero? Per farti capire. E quello è anche passione. No, no, però ho beccato uno perché vedevo uno che era un po' titubante la faccia, ho detto: ma scusami, di Natale come, secondo te, come ha fatto ieri di Natale? E ho detto: no, di Natale ha fatto bene, perché comunque è pericoloso sempre. Ho detto: guarda che di Natale ieri non ha giocato. Era così? Sì, sì, era. Ho avuto culo beccarlo, ma se faceva qualcosa di brutto, andava da un poliziotto, quello beccava su perché c'era la faccia proprio dove c'era scritto: io non ho visto la partita. Però faceva finta tutto. E era uno di quei, ma chissà quanti c'erano che non hanno visto la partita. E comunque era una partita che domenica li dovevo incontrare, perciò anche per una curiosità e tutto. Dico, anche questa è la passione, tutto.